Val Giulianova per 2-1 il derby del Fadini al termine di 90 minuti a dir poco entusiasmanti, che hanno visto alla fine prevalere la formazione di casa che, dopo essere andata sotto in apertura di gara e aver fallito un rigore sul finire di primo tempo, ha avuto la forza nella ripresa di ribaltare il punteggio. Giallorosso in campo senza l'ultimo arrivato di Amutene, con Di Paolo in panchina, ospiti con Stivaletta ed Esposito anche loro in panca. Amelia sceglie dal primo minuto in attacco Dos Santos e Alonzi. Buona cornice di pubblico al Fadini con quasi 1000 spettatori e gemellaggio fra le due tifoserie. Al secondo minuto pronti via, subito punizione dal limite per Lavastese con Dos Santos che mette la sfera al lato. All'undicesimo azione contestata della Lavastese da parte dei giocatori di casa, con un giocatore giallorosso che resta a terra dopo un contrasto, e con l'azione che prosegue con la palla che da Alonzi, dopo una deviazione, arriva in area a Dos Santos che a un metro dalla linea di porta mette alle spalle dell'incolpevole Di Piero per il vantaggio biancorosso. La squadra di Del Grosso non ci sta e si rovescia subito in avanti. Al tredicesimo minuto, sugli sviluppi di una punizione, palla a Fioretti che di testa sfiora il pareggio. Ancora Giulianova pericoloso al diciassettesimo, questa volta con Barlafante che se ne va in contropiede andando poi a concludere sull'esterno della rete. Gara che non regala un attimo di pausa, con al ventunesimo una conclusione ravvicinata per gli ospiti di Ravanelli non perfetta, e con la difesa di casa che riesce a salvarsi in qualche modo e ad evitare il raddoppio aragonese. Le due squadre si affrontano a viso aperto con attacchi continui dall'una e dall'altra parte fino al 41esimo, quando Alonzi, con un tiro cross in area giuliese, fa correre un brivido ai tifosi di casa. Al 43esimo i ragazzi del presidente Bartolini hanno la grossa occasione per pareggiare i conti con il rigore fischiato dal direttore di gara per un fallo di Pollace su Antonelli, e con Fioretti che dagli 11 metri calcia però male con Bardini che para in due tempi. Nella ripresa al quarto minuto, scontro in area Vastese fra Giorgi e Barlafante, con il direttore di gara che assegna il secondo rigore per il Giulianova contestato vivacemente dagli ospiti, e con Fioretti che ci riprova ancora dagli 11 metri mettendo questa volta alle spalle di Bardini per la rete del pareggio. Ma dopo due minuti arriva anche il sorpasso giallorosso grazie ad un gran gol di Barlafante che, con un tiro a girare, fa esplodere il Fadini. Il Giulianova è ora in vantaggio per 2-1 e la squadra di Amelia accusa il colpo rischiando di prendere la terza rete, ma Fioretti al dodicesimo in area mette alle stelle. Al quindicesimo anche Suriano sfiora il 3-1 con Bardini che si salva con qualche difficoltà. Stesso copione al diciottesimo con il portiere della Vastese che dice ancora no al centrocampista giallorosso. Gli ospiti soffrono anche se si rivedono prima con un salvataggio provvidenziale di Dolce su Dos Santos al momento del tiro, e poi al ventunesimo con il neoentrato Esposito che a due passi da Di Piero manda il pallone in curva. Si arriva così alle concitate battute finali e poi con gli assalti aragonesi che spalancano però un'autostrada in campo per la formazione di casa che al 95esimo fallisce il 3-1 con Bardeggia tutto solo davanti a Bardini. Per la squadra di mister Del Grosso sono tre punti pesanti, per Lavastese la prima sconfitta stagionale dopo il pareggio casalingo con il Chieti. Del Grosso non può essere che soddisfatto di questa partita, di questo Giulianova e di questa vittoria. Non era facile rimontare dopo lo 0-1 iniziale, dopo il rigore sbagliato sul finire di primo tempo da Fioretti. Invece nella ripresa si è visto una squadra che forse probabilmente è andata anche al di là delle più rosee aspettative. Sono molto contento e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno avuto l'atteggiamento che volevo io, nel senso che per giocare in questa piazza occorre quell'atteggiamento lì, cioè saper soffrire e non buttarsi giù se andassimo in svantaggio, lottare come dei leoni, e su questo io devo davvero complimentarmi con tutti i ragazzi perché hanno, sotto l'aspetto mentale, hanno approcciato una gara importantissima. È chiaro che abbiamo commesso degli errori e non possiamo concedere uno svantaggio così per un errore un'altra volta dopo i tre errori a Sant'Elpidio di reparto. Su questo ci lavorerò, però ecco, credo che la squadra abbia meritato questa vittoria e non so quante palle gol abbia creato, quindi sono molto contento. Da giocatore sono sempre stato un contestatore per questi episodi dubbi. Io cosa posso dire? Capisco il suo rammarico, capisco il suo modo di contestare, perché l'avrei fatto anche io. È chiaro che ci sono degli episodi dove c'era il rigore, dove le decisioni, c'era,
Io posso dirti che secondo me c'era, però posso anche dirti che era dubbio, però c'è un arbitro che decreta la decisione, purtroppo non si può andare più indietro, purtroppo questo è, dobbiamo comunque affidarci a questi ragazzi che anche gli arbitri comunque mettono a nostra disposizione la loro professionalità, a volte possono sbagliare, a volte possono azzeccarci. Ameglia, un buon primo tempo, il gol del vantaggio, poi c'è stato anche il rigore sbagliato dal Giulianova, nella ripresa però c'è stato un calo evidente della sua squadra, avete avuto le occasioni anche per pareggiarla questa partita ma avete anche rischiato di prendere qualche gol. Poi alla fine rischi, però per come è andata il primo tempo abbiamo fatto benissimo concedendo poco o nulla. E rigore che ha parato Bardini, non so, per me dubbio, però lo accetto, non accetto il secondo che ripeto, l'ho già detto prima, che è una roba imbarazzante, punto. Il secondo rigore è veramente imbarazzante, è una roba dove spero che il commissario intervenga, perché devo difendere la mia squadra, devo difendere la mia società e quello che ho visto oggi è imbarazzante.